Le 10 professioni più promettenti per il 2024. Segui questo video fino alla fine perché scopriremo quali sono le professioni che ti permetteranno di guadagnare di più. Io sono il professor Marco Doria e sono il direttore di Digital Campus. Ho estratto i dati direttamente da LinkedIn, dove emerge subito il cambiamento che sta avvenendo in questo periodo. Pensa che le competenze richieste sono cambiate del 25% dal 2015 e si stima che cambieranno ancora di un 65% entro il 2030. Chiaramente anche complice l'intelligenza artificiale che sta creando nuove sfide, ma anche nuove possibilità. Questo elenco prende in carico professioni emergenti e anche professioni evergreen. Per questa ricerca ho individuato 3 fasce di stipendio: per lo junior, per il middle e per il senior. Nei senior troviamo anche i direttori, che ovviamente hanno spesso uno stipendio sproporzionato rispetto alla media. Le mie fonti sono state i siti Glassdoor e Jobidoo. E chiaramente c'è anche la mia esperienza a conferma dei dati che ho raccolto. Iniziamo subito con le 10 professioni più richieste in Italia nel 2024. Iniziamo dall'area marketing. Numero 1. Sales Manager, con uno stipendio minimo di 32.500 euro, uno stipendio medio di 2.750 euro nette al mese e uno stipendio massimo che può arrivare fino a 105.000 euro lordi. Il Sales Manager chiaramente è una figura professionale che sarà sempre più ricercata, in quanto serve il contatto umano per la vendita. Numero 2. Marketing Manager. Anche qua stesso discorso. Il marketing manager è una figura chiave che sarà sempre richiesta nel tempo. Difficilmente verrà sostituito dall'intelligenza artificiale. Lo stipendio di un marketing manager parte da un minimo di 37.500 euro annue, con una media di 3.140 euro netti al mese, fino ad arrivare ad un massimo di 125.000 euro lorde l'anno. Ora passiamo ai ruoli tecnologici. Numero 3. Data Engineer. Saper analizzare i dati oggi è molto richiesto, chiaramente, perché i dati sono in continuo aumento. Saperli analizzare è quindi una skill molto importante. Lo stipendio minimo è di 27.000 euro annui, con uno stipendio medio di 1.800 euro nette al mese ed un massimo di 70.000 euro lordi l'anno. Numero 4. Ingegnere dell'intelligenza artificiale, AI Engineer. Sicuramente questa sarà una professione in continua evoluzione e quindi anche gli stipendi si adegueranno. Lo stipendio minimo è di 28.000 euro l'anno lorde, lo stipendio medio di 2.200 euro nette al mese, fino ad arrivare ad un massimo di 80.000 euro lorde l'anno. Numero 5. Cloud Engineer. Abbiamo detto che abbiamo sempre più dati e questi dati chiaramente vanno gestiti. Il miglior modo per gestirli è nel cloud. Quindi la persona, il consulente, il manager che sa gestire le basi cloud, i sistemi cloud, sarà sicuramente una delle professioni tecnologiche più richieste da qua al futuro. Un cloud specialist guadagna come minimo 27.000 euro l'anno lorde, con una media di 36.000 euro l'anno, fino ad arrivare ad un massimo di 60.000 euro lordi l'anno. Anche questa professione sicuramente nel tempo verrà rivalutata in quanto sempre più importante. Numero 6. Cyber Security Engineer. I dati sono sempre di più, i dati saranno sul cloud, ma sicuramente servirà qualcuno che sa gestire la sicurezza di questi dati. Ed è una figura che sarà sicuramente molto importante nei prossimi anni. Come Cyber Security Manager guadagnerai un minimo di 24.000 euro l'anno lordi, con una media di 40.000 euro l'anno lorde, fino ad un massimo di 78.000 euro annue lorde. Numero 7. Sviluppatore backend. Ovviamente a unire il tutto ci va qualcuno che sappia sviluppare. Lo sviluppatore è un mestiere che da qua ai prossimi anni sarà sempre più ricercato, ma anche sempre più complesso da fare. Partendo da uno stipendio minimo di 24.000 euro ad uno stipendio medio di 45.000 euro l'anno lordi ad un massimo di 80.000 euro annue lorde. E adesso possiamo passare alle professioni inerenti alle risorse umane. Numero 8. Project Manager. Chiaramente tutto questo livello tecnologico richiede dell'organizzazione. La persona che sa organizzare i progetti nello specifico e quindi coordinare le risorse è il project manager, con uno stipendio minimo
di 28.000 euro l'anno lorde, uno stipendio medio di 2.500 euro nette al mese e uno stipendio massimo di 70.000 euro l'anno lorde. Numero 9. Talent Acquisition Specialist. Trovare figure professionali specializzate è un lavoro sempre più difficile, in quanto il lavoro generico sta venendo sostituito dalle macchine, quindi ci saranno posizioni solo per specialisti. Questi ruoli specialistici non è facile individuarli. La persona che può fare questo è il Talent Acquisition Specialist, con uno stipendio minimo di 37.400 euro lorde, uno stipendio medio di 43.000 euro l'anno e uno stipendio massimo di 58.600 euro lorde. Numero 10. Performance Engineer. Per gestire quindi tutti questi progetti e tutte queste persone serve un qualcuno che sappia monitorare le performance, ma non solo quelle delle risorse umane, ma anche quelle magari del marketing, della vendita, insomma un esperto della performance. Con uno stipendio minimo di 32.000 euro l'anno lorde, uno stipendio medio di 62.450 euro lorde e uno stipendio massimo di 88.000 euro l'anno lorde. Le professioni che vincono a livello di stipendi più alti sono il sales manager e il marketing manager. Questo chiaramente in media, perché ancora oggi è molto più importante il rapporto umano che il rapporto tecnologico. Quindi le persone che hanno un alto valore con il rapporto umano, come può essere un commerciale che chiude una negoziazione o un responsabile marketing che gestisce le vendite, ha un altissimo valore sul mercato. Chiaramente bisognerebbe entrare nello specifico di tutte le professioni per capire meglio i punti forti e i punti deboli. Queste comunque sono le 10 professioni in crescita in Italia per il 2024. E tu, di quale professione vorresti un approfondimento? Lascia un commento qui sotto, così potrò creare un contenuto proprio per te. E non dimenticarti di iscriverti al canale per altri contenuti inerenti al mondo del lavoro. Ciao, alla prossima!